visto che ci troviamo qua sopra, in questa terrazza, sui palazzi del potere, però di fronte alla storia, questo è un rotocalco di pietra, la colonna traiana, dove quasi come un fumetto sono incise in scultura le imprese daciche, quindi insomma i romani che arrivano nei Balcani, nella Romania, quasi un cerchio su se stesso che va sopra, e siamo sulla terrazza della redazione del Tempo. Mi viene da fare qualche considerazione sul tempo, proprio sul tempo. Una volta ho sentito un detto che mi ha fatto molto divertire, dice: il tempo non si è mai sposato per poter fare quello che vuole. In effetti il tempo non è gentile, non si importa di noi, però allo stesso tempo bisogna intendersi anche di che tipo di tempo parliamo, no? Del tempo che decade di giorno in giorno. Gli studiosi del mito parlano di un tempo verticale, di un orizzontale. Il tempo orizzontale è quello che divora le cose, no? I minuti che passano, e che quindi conduce le cose alla morte. E il tempo verticale è un tempo immobile, il tempo ciclico delle stagioni della Terra, il tempo del mito, del racconto mitico. E noi abbiamo questa, con piccole opere come le canzoni, gli spettacoli teatrali, cerchiamo con una leva di spostare questo tempo orizzontale, metterlo in piedi sul tempo verticale, anche solo per 3 minuti o per un'ora, per il tempo di uno spettacolo. Questo è un po' il nostro mestiere, diciamo così, che si fa coi ferri della poesia, dello spettacolo, dell'arte: cercare con un palanchino di scastrare questo binario del tempo orizzontale che ci sta portando verso, che si mangia tutti i minuti, e ergerlo per brevi tratti di tempo, in modo da renderlo così, da sottrarlo al corso delle cose. Ma del resto, però, il tempo, che non si è sposato per fare quello che vuole, fa comunque quello che vuole, e noi, come posso dire, possiamo soltanto dire che alla lunga il tempo non è gentile, ma alla fine il tempo è tutto quello che abbiamo, ed è la vera unità di misura in cui si devono valutare le cose della vita: in tempo.